morning. Can I have a cappuccino? And croissant with Nutella? So would you like your cappuccino with a mug or like in the medium? No. Anything else? That's it. Hi guys. Oggi colazione italiana, ho deciso di donare un rene per la causa del canale, perché a parte che ho dovuto guidare un po' per arrivare a questo posto, Fellini, ho preso un cappuccino con il caffè Lavazza, cappuccino italiano classico con caffè Lavazza, e più un croissant con la Nutella. E ci ho lasciato un rene, lo sapevo, ma per voi questo è d'altro, perché qualcuno mi ha chiesto se facevo vedere una colazione italiana. Capite che non ha senso in America fare colazioni italiane. Il croissant ovviamente deve ancora arrivare, però iniziamo ad assaggiare lui. Cappuccino. A parte che è caldissimo, come sempre, perché loro il caffè non è che lo sussurrano, non mi viene la parola, comunque lo bevono lentamente, lo sussurrano. Insomma, ci rifaremo con la Nutella. Ecco, mi è arrivata la parola, lo sorseggiano, sorseggiare, voce del verbo sorseggiare, quindi piccoli sorsi, sussurrare, no? Mannaggia, comunque sono in ritardo al lavoro perché sono venuto a fare questo video, però ogni tanto si può fare, sono ancora in attesa del mio croissant. È un cornetto nato male perché le due punte si sono schiacciate qua. Qui l'hanno messo la Nutella con il cacao, però mi sembra un po' strana la Nutella. Assaggiamo. Perché è calda, hanno scaldato anche la Nutella insieme al croissant. Sono arrivato a Sugarland, che devo portare questo scatolone, devo ritornare a questo scatolone, e mi ero dimenticato di dirvi quanto ho pagato la colazione. Probabilmente l'avete visto che non ha avuto senso, non mi ricordo se si vede, ma dovrebbe vedersi nel filmato quanto ho pagato. Comunque $7.40 mi sembra. Qua, mi sembra che alla fine ho pagato $8 con la mancia, cappuccino e brioche, una colazione italiana senza senso. Adesso vado a fare questa commissione. Sto andando qui e devo ritornare questo pacco, che è un negozio di abbigliamento. Visto che ci sono un po' di donne che mi seguono, proviamo a vedere se riesco a farvi vedere qualche capo d'abbigliamento per vedere quanto costano, così potete fare un confronto con l'Italia. Hello, I need to return this. Okay. Here is the then you need the credit card? Give me a second. All right, no problem. Yeah, that one, the other one's like $74. Ovviamente c'è vento e stamane ho comprato un ennesimo microfono per risolvere il problema dell'audio.
c'è vento, è nuvoloso, ma fa un caldo, 26 gradi ci sono. E adesso sono venuto a vedere un parco qua, facciamo una camminata un attimo. Praticamente pompa l'acqua, eh? Guardate, guardate che adesso scendo, vi faccio vedere in base alla velocità. Tac. Adesso non c'è più vento, ecco, tac, che arriva ancora. Attenzione, ci sono gli alligatori. Volevo andare a vedere quel monumento che sembra molto russo. E qua, attenzione, ci sono gli alligatori. Andiamo alla ricerca dell'alligatore. Dobbiamo fare il giro. Figo perché ci sono gli alligatori. Ai! E, però non c'è recinzioni, sono aperti, all'aperto così. Quindi dicono solo stai almeno a 5 metri di distanza. Quindi tu puoi camminare qua e trovare un piccolo alligatore. Interessante. Vediamo se ne vediamo uno. Faccio il giro del lago. Tanto che mi avvicino al monumento e leggiamo che cos'è, perché non ne ho idea, non vengo mai a Sugarland, che è un sobborgo di Houston. Fa comune, ma fa parte dell'area metropolitana di Houston ed è una zona per famiglie, una zona dove, diciamo, è molto latina, ci sono tanti messicani e tanta gente del Sud America che compra le case qua, comprava le case qua, perché costano molto meno, case grandi, parlo di case con più di 200 metri quadrati, e quindi tanto il tipo sta ruttando, fai un po' come vuoi. E di conseguenza le famiglie venivano a vivere qua, e quindi è una zona familiare, non c'è vita notturna, c'è solo, beh, ovviamente scuole, ospedale, qualche ristorante messicano, supermercati, però niente di che, quindi non conosco questa zona, sono qui solo perché sono venuto a fare una commissione. Volevo fare il giro del lago, ma è troppo grande e devo tornare a lavorare. Cerco di mettermi protetto dal vento. Ve lo prometto, ho comprato il microfono per migliorare l'audio. Dopo 3 tentativi ho rinunciato, ho chiesto a Chris e mi ha dato quello che sta usando lui e l'ho comprato stamattina, mi arriva giovedì. Volevo fare il giro del lago, ma è, guardate, troppo grande. Non è che non ce la faccio fisicamente, è che devo tornare a lavorare, quindi... Qui c'è lo zampino di un alligatore e un piede in meno di una bambina. Ho trovato l'alligatore gigantesco. È più un coccodrillo che un alligatore. Eccoli che la bambina viene mangiata dall'alligatore. Tutti gli toccano il naso, infatti ho perso il colore. Se la volete comprare, $18,000. E non sto parlando della Nina, che ne vale 25,000 di dollari, ma della marca 4. $18,000 è in vendita, se qualcuno è interessato se la può mandare in Italia. Non so com'è la luce, non so com'è la luce, perché è arrivata la sera. Giornata lavorativa finita, devo andare a cena con una persona che però non vi farò vedere perché è nella fase top secret, ci saranno rose, fioriranno e ve lo farò vedere più avanti con chi sono stato a cena questa sera. Invece domani devo tornare in fabbrica, quindi attraverserò tutto il Texas, quindi sarà un altro video di guida e di scoperta di altri punti del Texas. Guido circa 800-900 km, quindi c'è tante cose in mezzo che ancora non vi ho fatto vedere. Lascerò la Panda qui a Houston, devo sistemare un piccolo problema, anche questo ve lo racconterò nei prossimi giorni. Non è nulla di grave, ma richiederà un po' di tempo. Spero di poterlo risolvere da dove sto andando, da Plainview, e non che debba tornare qui a Houston, perché sennò sarà una perdita di tempo. Niente, io vado a cena, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo domani. Ciao!